Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata di Inside. Allora, è difficile fare il recap della scorsa puntata perché ne abbiamo viste di ogni. Anche alcune cose nuove, ma non particolarmente rispetto a quello che avevamo già visto nella prima puntata. È tutto molto misterioso. Stiamo semplicemente andando avanti, risolvendo enigmi e altre cose. Allora, per esempio, questo è uno. Facilmente non mi devo far beccare dalla luce. Ehi, per un attimo ho pensato che mi avrebbe raggiunto. Oh, veloce, veloce, veloce. Veloce, dannazione, veloce. Sì. Terribile. Mi sa che non ce la faccio in una volta sola, perché non mi sembra di aver perso tempo. Mi sa che lo devo fare in due volte, questo passaggio. Sì, credo che sia proprio così. No, no, fermo, 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 che stai facendo? Ma perché, dannazione? Vabbè, rifacciamolo. Bene, adesso è sufficiente. Ok. Ci sono quelle persone là che non hanno avuto la benché minima reazione. Ma dannazione, che ne sapevo che dovevo andare lì sotto io? Non potevo saperlo. No, 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 ok, ho capito. Devo triggerare la luce e poi ritornare nella gabbia. E mentre va in là, andare sotto l'ombra. Come prima. Io spero di averla calcolata bene. Non mi ricordo di preciso. Oh, sì, 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 sì. Perfetto. No, ok. Bene così. Vai! Ok, ci siamo. Wow. Qui c'è una catena, immagino di dover andare qui sotto. Mi sa che sono nelle fogne? Sembrerebbe. Ma qui non dovrei farmi male. Ok. Di qua non c'è nulla. Come immaginavo in tutto il gioco, finora non è stata detta una singola parola. C'erano dei lampi lì dentro, però. Lì c'è un qualcosa. Oh, ci sono dei cani. Ancora? Oh, mi sa che l'unica cosa che è successa è che hanno avvisato gli altri. Adesso però scommetto che me li ritrovo. Eccoli là. No. Non ce la faccio a raggiungere quel punto però. Come posso fare? Forse devo attirarlo e buttarmi in acqua?
Ok, mi sa che ho capito. Cosa devo fare? Vieni qua. Vieni qua. Vai sotto. Che in acqua sono più veloci di lui. Per qualche ragione. Veloce. Scappa, per l'amor di Dio. Scappa. Wow. Ok, non mi sta inseguendo, ma adesso ce n'è un altro, anzi altri tre. Dannazione. Che cosa orribile. Staccati. No, ho perso tempo. Troppo tardi. Mi sa che muoio. Sì, muoio. Ah, che ansia, ragazzi. E che cosa orrenda, comunque. Come diavolo? Ah, forse ho capito. Ok. Allora, devo togliere un pezzo e tornare sulla... Ok. Tornare sulla ringhiera lì. Ok. Venite qua. Ok. Su. Venite di qua. Adesso. Di nuovo. Lo levo un pezzo. No, perché ho fatto così? Perché in nome di Dio? Perché l'ho fatto? Perché ho cercato di levarne due? Ne devo togliere uno alla volta. Dai, andiamo. Facciamo uno per volta. Ok, tornate di qua. Mamma mia, c'era il bambino inseguito dai cani, è tutto veramente inquietantissimo. Ok, ne tolgo un'altra. Via. Anche il bimbo che ansima, chiaramente terrorizzato. Fa davvero rabbrividire comunque. Beh, ragazzi, che dire, questo gioco è bellissimo. Ok, ce l'ho fatta. Via. Via, per l'amor di Dio, via. Oddio, ma li ho bloccati davvero? Sì, li ho bloccati davvero. Perfetto. Un bel sospiro di sollievo, che quella parte è stata davvero inquietante. Allora, lì c'è... Ops. Quello non era un... decerebrato. Era effettivamente un... Uno che stava... Oh! Allora, rimaniamo qui nell'ombra. Ok. Ok, bisognava aspettare, come immaginavo. Allora, aspettiamo che si mettano in posizione qualunque cosa... Che dovrebbe andare bene. Però mi vedranno con tutta probabilità. Ma invece no. E io scenderò qui sotto e andrò dentro questo aggeggio. No? No, lo devo semplicemente ignorare questo aggeggio. D'accordo. Dove ci dirigiamo? Ah no, aspetta, forse ho capito. Non lo devo ignorare questo aggeggio. Devo entrarci, ma dal basso. Probabilmente. Ah no, no, ci devo proprio entrare. Ok, allora era davvero così. Ok, mi devo muovere con questo coso. Bene. Che bellino.
Io mi sto addentrando nelle profondità senza essere in realtà sicuro di... Ok, penso di sapere che cosa devo fare. Ok. Ah, molto bene. Che spettacolo, ragazzi. La musica accompagna questo passaggio in maniera splendida. Che spettacolo, quasi brividi. Perfetto. Devo andare ancora in basso? Sembrerebbe di sì. Mi sto addentrando nelle profondità di... Ma questa comunque sembra... Sembra una città o comunque dei complessi sotterranei sommersi. Ehi. Beh, questa parete si può distruggere, dannazione. Se no... A che pro? Far vedere le crepe. Cosa che cavolo? Forse devo uscire. No. Non devo uscire. No, no, è così. Oppure c'è qualcosa di strano, eh? Qualcosa di molto strano in tutto questo. No, vabbè, di tutta evidenza devo continuare di qua. Beh, quel muro era crepato, è evidente che devo fare... Ah, ok. Che idiota, ho capito. Devo uscire. Devo uscire. Devo passarci a nuoto sott'acqua. Sì. Ok. Chiaro. Io che pensavo di doverlo abbattere con più colpi. D'accordo. Gran quantità di fogli di carta nell'acqua. Sembra quasi che questo edificio sia... Sia stato non solo sommerso, ma sia anche tipo caduto nell'acqua. Se tutto ciò ha senso. Ok. Questo gioco comunque nella stragrande maggioranza delle volte bisogna andare sempre a destra. Wow! Oh, no. Che cosa orrida, ragazzi.
Allora, ma si può tipo riaprire questa botola in qualche modo? Oppure... Ah, forse ho capito. Forse ho capito, mi devo semplicemente buttare di sotto che dovrei finire in acqua. Vediamo se è davvero così. Che questa non posso più riaprirla, questa botola. Credo che sia l'unica spiegazione. Via. Via, salta. Ok, sì. Decisamente. Ok. Risaliamo di qua. Bene, ora posso andare. Meno che non ci sia un'altra sorpresa. Sono fuori. Razza di costruzione è? Cosa ho fatto? Che cos'era quell'affare? Che forse dovevo salirci sopra. Sì. Wow. Ah. Ok, non ho avuto abbastanza riflessi pronti. Su, dannazione. Adesso sì. Che luoghi veramente cupi, tetri e misteriosi soprattutto. Wow. Questo bambino non si sia rotto tutte le ossa è un mistero. Dovrebbe esserci l'acqua, vero? Sì. Passare di qua. Che cos'era quella cosa? Risali, risali, ti prego. Per l'amor di Dio. Io sto dando per scontato che devo andare di qua, ma non è affatto detto. E infatti... Poi in sostanza cosa ho fatto? Ho aperto un portellone. Ah, forse devo balzare con questo coso. Ok. Ops. Tong. Ok. Perfetto. Benissimo. Andiamo, procediamo. Immagino che questo si possa colpire. Esatto. È un vero e proprio edificio, tutto completamente sott'acqua.
Mi sa che questo è un punto segreto. O forse no. Dove sono? Ok. Vediamo. Ah, pure lui lo può comandare? No. Che cosa ci dovrei fare? Ok, no, questa mi sta sfuggendo proprio. Come diavolo ci posso mai arrivare a questo? Oddio, per quanto assurdo possa sembrare, mi sa che ho capito. Ah no, però no. Aspetta un attimo, non doveva... Esatto, doveva rimanere lì. Per quanto assurdo possa sembrare, forse... No. Vai giù. Ma che cosa assurda. Dai, ma perché fai così? Ma perché non mi fa fare più quello che... È esattamente quello che volevo. Dannazione, mi è riuscita. Non so come, ma mi è riuscita. Ho sbloccato sto achievement. Ma forse era solo uno sbloccabile. Forse era davvero solo un segreto. Beh, che dire. Vabbè, allora l'abbiamo fatto, dai. Ok. Forse la strada era questa qui. Sì, decisamente era questa qui. Portellone G, immagino di dover fare di nuovo così. No, invece no. Attenzione. Cosa si deve fare qui? Non mi è chiaro. Forse lo so. Va bene, ragazzi, però in ogni caso...
Penso che sia il caso di fermarci qua, perché questa puntata è già durata più del dovuto, d'accordo? E non voglio ammucchiare troppe cose tutte in una puntata. Bene, ragazzi, io direi di terminare qui per oggi. Iscrivetevi, al canale se non l'avete già fatto e mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie, d'accordo? A presto!